perché l'odontoiatria è una laurea magistrale abilitante e quindi consente già al termine del corso di studio di poter esercitare. E la frequentazione dei reparti e dei laboratori durante tutto il corso fa sì che l'odontoiatra sia già abilitato e possegga quella esperienza chirurgica che gli servirà durante tutta la vita, già al termine del corso di laurea. La percentuale di occupazione è molto alta, raggiunge il 90% già al primo anno dalla laurea, per arrivare al 100% a 3 anni dalla laurea. E poi la possibilità di esercitare in libera professione, quindi di decidere in proprio il ritmo e la qualità della vita lavorativa, la qualità della strumentazione dei materiali da impiegare e la possibilità di intervallare al meglio l'attività lavorativa dall'attività di svago e l'interesse personale. Si studia a prevenire e curare le malattie del dente, delle gengive, delle ossa e dell'articolazione temporomandibolare, che è quell'articolazione che collega la parte superiore alla parte inferiore, che è così frequentemente interessata dal ritmo frenetico della vita moderna, ma anche le malattie della mucosa orale, nelle quali rientra anche il tumore del cavo orale, le lesioni penoplastiche, sempre più frequenti, fanno sì che l'odontoiatra venga a rivestire un ruolo importante nella prevenzione oncologica. E poi la possibilità di collaborare con i colleghi di medicina generale, visto che è sempre più frequente la interrelazione fra le malattie del cavo orale e le malattie di medicina generale. Perché tutte le lezioni si svolgono in una struttura dedicata, situata al centro di Bologna, e perché esiste un progetto dedicato chiamato Progetto Tirocinio Sesto Anno, per cui il suo studente opera, affiancato da un tutor, durante tutto il corso dell'ultimo anno direttamente sul paziente. E poi, infine, perché l'odontoiatria dell'Alma Mater è una laurea, è un corso di laurea altamente qualificato, risulta posizionato al 40° posto in una recente classifica mondiale gestita dal King's College of London e al primo posto in Italia.